caso, mi hanno detto, ah beh, Amanda Conto diventerà famosa, poi ragazzi, guardate, davanti a una cartina parli 3 minuti al giorno di argomenti di internet e nessuno le dà una lira. In realtà ha poi avuto un grande successo, come lei in moltissimi altri casi. E io, se tu dovessi dare un consiglio per chi poi vuole entrare nel mondo di lavoro, qualcuno vuole fare il giornalista in sala? C'è qualcuno? Uno? Beh, è una buona media. Complimenti agli altri perché è una carriera difficile. Benissimo, allora, giornalismo è una cosa interessante. Che consiglio daresti? In realtà poi siamo simili alla mattina. Che consiglio daresti a un ragazzo che vuole cercare di fare giornalista, cercare di fare informazioni oggi? Quali sono secondo te le qualità da avere? Ma io la premessa che faccio è che quando parlavamo di citizen journalism, reporto diffuso o giornalismo amatoriale, dobbiamo sempre sottolineare il fatto che questo integra il giornalismo fatto dai professionisti fino ad esistere. E a proposito di giornalismo fatto dai professionisti, io penso che la cosa più importante per un giornalista sia innanzitutto la preparazione, la passione, la curiosità e oggi anche la conoscenza di tutte le nuove tecnologie digitali. Perché oggi a un giornalista vengono richieste competenze, proprio anche tecnologiche, che solo qualche anno fa erano impensabili. Un giornalista che lavora in un sito internet, in un canale news, deve anche sapere usare il sistema di comunicazione su internet, deve saper fare il montaggio con Clip Edit, il montaggio digitale attraverso il desktop.